all'interno del deposito di Via Peppino in passato. Siamo tra quelli che sono i mezzi pubblici dell'azienda CTT Nord e siamo insieme al responsabile del parco mezzi Emiliano Cipriani. Tanto buongiorno Emiliano. Buongiorno. Naturalmente noi siamo senza mascherina, ma siamo a distanza di Distanze di sicurezza. sicurezza. Siamo qua per capire come si svolge il nuovo, qual è il futuro, soprattutto del trasporto pubblico, anche in virtù di quelli che sono i DPCM. Insomma, c'è stato tante modifiche dalla fase 1 alla fase 2, arrivando ad oggi, quindi siamo pronti anche per una fase 3. E quindi come potranno stare le persone a bordo, quante ce ne potranno stare, soprattutto qual è il futuro di questo tipo, di questa tipologia nuova del trasporto urbano. Ma prima partiamo da una questione fondamentale: non c'è pericolo di salire a bordo perché i mezzi sono tutti completamente sanificati. Raccontiamo come. Tutti i mezzi, prima di prendere il servizio la mattina, sono scrupolosamente prima puliti e poi successivamente sanificati. C'è una ditta esterna specializzata da noi con un contratto specifico che sanifica tutte le superfici che sono state, diciamo, a contatto con l'utenza, quindi c'è proprio tutta una procedura e la ditta utilizza dei prodotti riconosciute dalla DPCM ultimo, quello del 4 di maggio. Questo è un mezzo che trasporta massimo 13 persone e soprattutto è un mezzo all'interno del quale è necessario entrare con l'obbligo della mascherina. Allora, Emiliano, Sì. Ti quindi tutte le metto la persone, mascherina, mettiamoci la mascherina. faccio vedere come viene correttamente utilizzata la mascherina. Intanto si deve coprire bocca e naso, no? E ci avviciniamo al veicolo rispettando i marker, cioè la segnaletica che è stata aggiunta nella fase 2. Quindi noi entriamo dentro il veicolo, l'utenza può mettersi a sedere solo ed esclusivamente dove non ci sono le limitazioni. Faccio l'esempio: questo è un posto dove non ci si mette a sedere, non utilizzare questo posto, mentre quello accanto lo possiamo utilizzare. Infatti, noi ci mettiamo seduti, e tutti i punti dove si vanno a sedere gli altri utenti sono a maggiore di un metro, quindi Quindi si rispetta la distanza di sicurezza. il tuo dirimpettaio, diciamo che sarà sicuramente a distanza di un metro. Esatto, all'interno di un veicolo di trasporto pubblico in Ok, fase 2. in fase 2. Però tutto questo, dopo aver indossato la mascherina, l'utente che cosa fa? Sì, l'utente ha la possibilità di igienizzarsi perché all'ingresso noi abbiamo su tutte le postazioni il gel sanificante. Abbiamo anche le postazioni in piedi indicate con dei markers verdi, eccoli qua. E per poter stare in piedi, sicuramente alla distanza di un metro io non ho nessun posto a sedere, infatti sono tutti interdetti questa sera. Quindi 13 posti, un veicolo che prima ne portava 93, diciamo che con questa limitazione noi garantiamo sia la distanza di sicurezza e la sicurezza in generale in fase 2, ovviamente con la mascherina su. Per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti, soprattutto noi ricordiamoci, siamo già nella fase 1 che il servizio non si è fermato, quindi già dalla fase 1 e ora nella fase 2 abbiamo recintato il nostro autista garantendogli una zona franca, chiudendo la porta anteriore. Infatti ora l'utenza entra sempre dalle porte posteriori, mai dalla porta dell'autista. E abbiamo, anche se lui ha la cabina a media altezza, abbiamo recintato la zona tramite queste due catene e si chiede espressamente all'utenza di non oltrepassare queste catene per garantire il posto di lavoro al nostro autista, perché comunque è a contatto con tanta gente, quindi si spera che vengano rispettate queste distanze. In condizioni normali avrebbe trasportato 93 posti tra Quindi sedute e in da piedi. 93 posti a 13 C'è una differenza. ce ne sono stati persi molti. Sì. Che cosa ha fatto l'azienda per coprire questi numeri e che cosa farà magari per quelle che sono le richieste dei cittadini? Allora, considerate che in fase 1 questo veicolo era autorizzato solo con 9 posti. Ora che siamo in fase 2, riguardando le distanze, siamo arrivati a 13 posti. Quindi
però noi sappiamo che le necessità piano piano aumenteranno. Quindi la centrale di controllo, attraverso la fonetica interna dell'autista, è sempre in contatto con la realtà locale, e se ci sono degli assembramenti, la centrale di controllo autorizzerà dei bis, cioè delle aggiunte di autobus, per cercare di limitare sempre di più gli affollamenti sulle soste. Ricordiamoci che siamo sempre in fase 2 e quindi dobbiamo rispettare i DPCM che ci vengono, diciamo, dallo Stato. Quindi la garanzia viene se manteniamo le distanze di sicurezza. Quindi il buon senso, soprattutto dell'utenza, sta nel autogestirsi e soprattutto evitare affollamenti. Ovvio che l'autista, lui verifica la quantità delle persone e è in contatto con la centrale di controllo. Lui ha modo di dialogare con la centrale di controllo e avvisare di eventuali affollamenti, però i primi a controllare è l'utenza stessa, con il buon senso, perché comunque sia siamo sempre in fase 2 e il virus può girare, quindi meno assembramenti ci sono e meglio è.